Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Maria Sabina Lembo del Foro di Potenza. Mi occupo principalmente di materie processual penalistiche, di diritto penitenziario, di diritto tributario e di alcuni settori del diritto civile. Sono presente sul web con numerosi articoli giuridici e contributi in video di carattere giuridico su vari siti e portali giuridici, oltre che ovviamente nel mio portale giuridico, ove è possibile seguirmi costantemente nelle varie attività di formazione. Già l'anno scorso Giuristi e Diritto ha organizzato a Potenza due convegni, il primo sulla conciliazione e il secondo sullo stalking. Ebbene, quest'anno ho pensato invece, visto il mio profondo interesse professionale per il diritto penale, di organizzare un vero e proprio corso con vari cicli al fine di seguire con voi un percorso di tipo sostanziale e di merito all'interno delle problematiche più disparate del diritto penale, con l'aiuto di vari esperti di scienze forensi, i quali di volta in volta animeranno diversi incontri. Si tratta non solo di avvocati penalisti, ma anche di criminologi, medici legali, psicologi forensi e forze dell'ordine. Nel percorso per l'accertamento della responsabilità penale, la scienza non può non avere un ruolo privilegiato e quindi si può considerare scientifico quel metodo che si svolga attraverso il dialogo tra esperti e fornisca criteri di controllabilità degli enunciati che ne scaturiscono. Tuttavia, per essere processualmente acquisibile nel processo, siffatta conoscenza deve avere le caratteristiche sia di una controllabilità intersoggettiva e sia di una giustificabilità dei metodi seguiti e dei risultati ottenuti. Il messaggio, in sostanza, che gli organizzatori di questo corso, e quindi Giurista e Diritto, intendono trasmettere ai fruitori del corso è proprio quello di aprirsi a nuove prospettive di studio e di lavoro per rendere maggiormente efficace la strategia difensiva con il supporto delle altre scienze. Sarà quindi molto interessante anche per chi, come voi, si accinge ad affrontare l'esame di abilitazione forense, iniziare a maturare questo tipo di approccio multidisciplinare nei confronti del diritto penale, atteso che vi troverete durante la professione di futuri penalisti a confrontarvi con le diverse figure professionali e quindi con le loro competenze. È importante capire che il PM, il giudice, l'avvocato, nell'espletamento della prova e anche durante le indagini richiedono il supporto di tali figure e naturalmente soprattutto con riferimento ai delitti contro la persona. Questo è il motivo per cui Giurista e Diritto ha deciso di far partire il corso sulla parte speciale del diritto penale proprio con il ciclo sui delitti contro la persona. E a tale ciclo seguirà un secondo ciclo nella seconda parte dell'anno e un terzo ciclo l'anno prossimo. Su altri delitti previsti nel codice penale e dalle leggi speciali. È stato difficile organizzare, scegliere gli argomenti, individuare i relatori e coordinare ed intrecciare i vari argomenti in modo il più possibile completo e fruibile per tutti. Ci siamo riusciti e quindi possiamo e dobbiamo partire. Alcuni dei miei collaboratori e membri del comitato scientifico regionale dei giuristi del portale giuridico prenderanno parte al corso di diritto penale. Io li ho scelti tra i miei vari collaboratori e sono entusiasta di averlo fatto, in quanto sono convinta che i loro contributi saranno motivo di accrescimento e di miglioramento per il portale, per diffondere i valori della professione forense e per promuovere lo sviluppo delle varie competenze settoriali. Sono colleghi molto affidabili che rispondono con competenza, professionalità, impegno e solerzia alle nostre richieste,
E perché, lo voglio dire a chiare lettere, intendo puntare sul capitale umano, sui giovani colleghi ed esperti di scienze forensi in questo mio progetto e dare loro la possibilità di farsi conoscere soprattutto al di fuori del loro foro di appartenenza per rendere effettivo l'esercizio della professione forense ed idonea la formazione professionale. Noi giovani dobbiamo lottare contro questo triste sistema che contribuisce solo a far perdere credibilità alla nostra categoria e a produrre crisi nel nostro settore professionale, a causa di fattori che ne hanno causato non solo impoverimento economico, ma soprattutto di prestigio, autorevolezza presso l'opinione pubblica. La nostra categoria si caratterizza per la chiusura corporativa, per il professionismo tecnicistico, mentre invece l'avvocato, a mio avviso, deve interpretare, deve mediare le istanze sociali. Per voi che deciderete ogni anno, sempre numerosi e fedeli, di seguire il corso per aspiranti avvocati con il professor avvocato Natale Ferrara, Giuristi e diritto riserverà un trattamento di particolare favore proprio in ragione della stima e dell'affetto che nutro nei suoi confronti e di tutto il suo staff e visti anche i rapporti di collaborazione professionale tra di noi. L'Istituto Superiore di Studi Giuridici ha dato con mia immensa gioia il suo patrocinio agli eventi formativi previsti da Giuristi e diritto e pertanto il costo di ciascun convegno solo per voi ammonterà ad euro 8, mentre l'intero corso ammonterà ad euro 60. Ogni evento formativo darà diritto all'acquisizione di crediti formativi, come anche l'intero corso, e alla fine del corso, a cura del portale giuridico www.giuristediritto.it, sarà rilasciato un attestato di frequenza per gli usi consentiti dalla legge. Il corso si rivolge anche agli psicologi, agli assistenti sociali, a tutti gli operatori del diritto, alle forze dell'ordine. Il costo di ciascun convegno per gli avvocati ammonterà ad euro 20, mentre l'intero corso costa euro 150. Diversamente invece per i praticanti abilitati al patrocinio, per tutti gli altri operatori del diritto, i costi saranno di 10 euro per ciascun convegno e di 70 euro per l'intero corso. Bene, io vi saluto e vi auguro buona.